conferenza del 20 aprile tenuta dal professor Silvio Pietolatti Neri, professor Silvio Canzolari, cristianesimo e religioni orientali, fascino e insidie. Sappiamo tutti come appunto queste religioni nel nostro mondo esercitino un fascino non indifferente, certamente, e hanno anche ci sono anche dei motivi, cioè queste religioni hanno tanti elementi che possono attirare, attrarre, d'altra parte vengono da una tradizione millenaria, ecco, non dimentichiamo, non è che le religioni orientali sono nate ieri, c'è un pensiero che si è sviluppato attraverso i secoli, attraverso i millenni, quindi ci sono tanti elementi che possono attrarre, ma dice appunto, qui ha scelto questo titolo, insidie, certamente, con tutte le cose ci possono essere dei rischi, ci possono essere dei pericoli, ce ne parlerà. Io introduco presentando, per chi non conoscesse, il professor Silvio Canzolari, ecco, vorrei appunto dire due parole. Prima di tutto dico che è una persona per questi argomenti molto competente, non solo perché li ha studiati sui libri, quindi ne ha una condizione libresca, potremmo dire, ma perché le ha vissute nelle esperienze della sua vita. E per esempio tutta la sua, ecco, con la sua conoscenza, la sua competenza nel buddismo giapponese, lui se l'è fatta perché è stato in Giappone, ha vissuto in Giappone più anni, e così la conoscenza della lingua e letteratura giapponese l'ha potuto approfondire mediante i contatti con il Lama Namkhai Norbu, la mia pronuncia, naturalmente questi nomi, sarà sicuramente sbagliata, ma io chiedo venia, non sto a chiedere ogni volta come si pronuncia. E quindi presso l'ISMEO di Roma. In Giappone, dove si è recato una prima volta con borsa di studio dell'ISMEO, l'ISMEO, per chi non lo conoscesse, è l'istituto di studi orientali che si trovava, perché non esiste più, purtroppo questa istituzione gloriosa della cultura italiana è stata chiusa. Tra i grandi nomi c'è stato il grande Tucci, ecco, che lavorava così, a questi Ismeo, e stava a Roma in via Merulana, e lì però non c'è più. E questa è una cosa strana. Comunque lui ha fatto invece il tempo a poter studiare presso questo istituto e addirittura avere una borsa di studio, collaboratore del professor Tadao Sakai per le storie delle giovani università di Taisho di Tokyo e del professor Kawaguchi Isawa, antropologia e tecnologia dell'università di Kanazawa. E poi con il professor Kawaguchi ha condotto ricerche sullo sciamanesimo, le tecniche estatiche delle sciamane giapponesi, sul taoismo, buddismo, esoterico, shingon, nikkyo. È stato membro dell'Associazione Giapponese di Studi Taoisti, poi in Giappone le sue ricerche sono protratte per circa 8 anni, ha insegnato lingua e letteratura giapponese presso l'Università di Firenze, continuando la tradizione di studi orientali iniziata dal professor Fosco Maraini. È stato anche professore di storia dei costumi etnici dell'Oriente presso il Polimoda di Firenze, ha insegnato fenomenologia delle religioni presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze e alla Pontificia Università Gregoriana presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Si è anche interessato della lingua e della cultura araba e quindi insegna anche islamologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Poi partecipano a tanti convegni e naturalmente ha pubblicato dei libri, tra cui Il Dio Incatenato, Storie di Santi e Immortali Giapponesi nel Giappone dell'epoca Heian, e poi numerosi studi su riviste specializzate, editorialista su vari quotidiani nazionali,
e ha collaborato con riviste come Storia Illustrata, Archeologia Viva, Arto, Storia Tossile, Testimonianze, Percorsi. Oltre alla versione giapponese delle opere del Bonzo Kobo Daisha, il professor Calzolari sta sta sviluppando alcuni progetti di ricerca sull'incontro di culture e religioni tra Oriente e Occidente. Poi non so se posso dirlo, ma l'ultima fatica sembrerebbe esulare da tutti questi studi e interessi, e perché ha pubblicato da poco, è uscito un libro su Casa Nova. Poi casomai gira lui perché ha scritto un libro su Casa Nova, e che cosa può entrarci Casa Nova con questi studi, qualcosa c'entra, se no. Uno che ha questa preparazione e interesse chiaramente non scrive un libro su Casanova che esuli completamente. va bene. Allora, veniamo dunque, per dirvi che chi avete davanti, chi abbiamo davanti, è persona competentissima su queste questioni, che, di cui si è interessata tutta la vita, ecco, e quindi ci aspettiamo da lui una bella conferenza, per cui passo subito, senza indugio, a lui la parola. Io ringrazio innanzitutto Fausto Sbaffoni, lo conoscete tutti, il bibliotecario della Biblioteca dei Vasti, e naturalmente ringrazio padre Luciano Santarelli, il superiore, che ha voluto questa conferenza quasi un anno fa, quindi sono tutte e due qui, io ringrazio tutte e due moltissimo. Io sono molto legato all'Ordine Domenicano, al quale veramente voglio bene, sono particolarmente legato a San Marco, perché c'è Sant'Antonino, che è un santo che amo molto, e è vero che ho scritto un libro su Giacomo Casanova, poi magari alla fine vedremo il perché, anche perché dirigo un museo di Venezia che è intitolato a Giacomo Casanova, cioè la direzione scientifica da pochi mesi, ma è anche vero che ho scritto un libricino piccolino su Sant'Antonino, che vogliono, mi dicono, tradurre anche in polacco, degli amici incontrati per caso davanti alla tomba di Sant'Antonino, due padri domenicani che hanno avuto il piacere poi di leggerlo, perché parlano italiano, e quindi una cosa che mi ha fatto molto piacere. Questo è un commento magnifico, e i domenicani sono uno degli ordini più colti della nostra Chiesa. Ma detto questo, sì, è vero, io ho fatto tante cose, sono stato tanti anni in Giappone, ma io sono cattolico, io pratico la religione cattolica, e vi devo dire che più studio le tradizioni religiose di popoli antichi, lontani, anche come mentalità, poi vedremo, e più mi sento vicino alla mia religione. Però sono anche un fenomenologo delle religioni, mi sono laureato le lingue delle due giapponesi, e poi in storia delle religioni con il professor Maurizio Adriani, che insegnava storia delle religioni all'Università di Firenze, e come fenomenologo delle religioni, quando appunto il tema dello studio delle religioni degli altri, chiaramente io devo mettere un po' tra parentesi, devo sospendere il mio giudizio per valutare il fatto religioso altrui, senza lasciarmi condizionare dalla mia fede. È chiaro che poi chiaramente ognuno trae le conseguenze che vuole, però anche nel mio insegnamento qui all'Istituto Superiore di Scienze Religiose cerco sempre di tenere equidistante, distinguendo sempre ciò che è la storia delle religioni, la fenomenologia delle religioni e naturalmente la mia partecipazione come fede alla naturalmente religione cattolica cristiana. Allora, perché ho accettato questo tema che mi propose padre Luciano Santarelli? Perché è un argomento
molto dibattuto praticamente dagli anni 70 del secolo scorso, che si parla di religioni, nuove religioni, religioni orientali, religioni che provengono anche da altre parti del mondo e nel nostro Occidente. Si parla di secolarizzazione, si parla di crisi del sacro, e quindi è un fenomeno molto studiato. Però, pur essendo molto studiato, proprio nella mia esperienza di insegnante, nella mia esperienza di vita quotidiana, io mi accorgo che moltissimi giovani, e non tanto giovani, sono attratti ancora, in maniera talvolta, a mio avviso, non corretta, da certe tradizioni religiose. Ma non perché la tradizione religiosa che viene a essere conosciuta è una tradizione religiosa sbagliata o falsa. Siamo tutti consapevoli di quel discorso di Papa Giovanni Paolo II, che diceva che c'è un seme di verità in tutte le religioni, però non tutte le religioni sono uguali, dico io, e bisogna stare molto attenti ai cosiddetti falsi maestri, cioè alle persone che spesso, anche in buona fede, possono indurre a considerazioni sbagliate. Per esempio, io mi interesso molto di studi legati all'antropologia medica, e quindi all'antropologia medica in campo religioso, a tutta la fenomenologia legata alla farmacologia, all'alchimia, alle ricerche che vengono fatte, diciamo, sui percorsi curativi, lo sciamanesimo, le tradizioni estatiche in Estremo Oriente. E vi devo dire che talvolta mi accorgo, e mi accorgo con sbalordimento, di come certe antiche tradizioni, assolutamente con una propria validità, anche culturale, anche storica, pensiamo alla cultura o ad altre pratiche mediche cinesi, io sono uno specialista, io parlo cinese, giapponese, posso leggerlo e mi rendo conto di quello che leggo dalla fonte originale, di come questi insegnamenti possono essere stravolti in nome di altre cose. Per esempio, il nome della paranoterapia, che non c'entra niente con l'acupuntura, o della cosiddetta medicina energetica. Io ho visto medici acupuntori che praticavano la pratica, inserivano gli aghi, avendo accanto la piramide, no? Ho sentito parlare del potere della piramide di Cheope, la piramide rigenerante, oppure col pendolino dell'anestesia, che dice: il pendolino mi segnala un percorso energetico, manco fosse un rattomante. Oppure vedo utilizzare aghi in maniera sbagliata, perché nell'antica tradizione medica cinese si consigliano particolari tipologie di aghi, di vari metalli, a seconda delle varie stagioni, a seconda dei vari periodi. E qui non viene seguita questa pratica o questa, diciamo, tradizione. Perché? Perché non conoscono il cinese, non hanno accesso alle fonti, si basano su traduzioni più delle volte di terza, quarta, se non addirittura quinta mano, e perpetuano una serie di errori che possono anche essere molto dannosi. Questo a livello di una pratica molto conosciuta anche da noi come l'acupuntura, ma anche succede in caso di pratiche che hanno a che fare con il mondo spirituale, perché non è vero che una pratica religiosa, una preghiera o certe forme meditative non possono avere una qualche loro dannosità. Già Jung, poi parleremo, aveva definito estremamente pericoloso l'adesione passiva a pratiche diverse da quelle del nostro bagaglio tradizionale, dal nostro latte culturale,
nel quale siamo nati. Perché si rischia la frammentazione del sé, come diceva Jung, poi vedremo come e dove lo diceva, si rischia una serie di... si possono rischiare anche delle cose fisiche. Vi faccio solo un esempio e poi comincio la mia relazione. Ecco, questo per spiegarvi perché ho il tema di oggi. Ci sono delle pratiche definite di meditazione taoista cinese che possono produrre degli accumuli di energia. E questi accumuli di energia, se non sono diretti e se non sono seguiti da un vero maestro, e non è un maestro inteso come un qualcosa di trascendente, qualcuno che pratica, qualcuno che sa cosa deve fare, questi accumuli di energia possono essere estremamente dannosi. Capitato a me un caso di un giovane che aveva seguito un breve seminario a Roma di un maestro taoista cinese di origine thailandese, poi aveva proseguito in questi suoi esercizi da solo e era finito all'ospedale perché aveva un calore interno spaventoso che lo stava consumando. Io chiedo sempre perché è pericoloso, e come se avesse la febbre a 40 gradi, in realtà quando si misurava col termometro segnava 36,6, 36,7, però c'era questo qualcosa che dentro lo consumava. È un accumulo di energia, qualcuno lo chiama prana, in Cina si chiama qi, è qualcosa che conoscono bene anche i nostri monaci, la meditazione esicasta, la preghiera del Sacro Cuore di Gesù, la circolazione del calore, il corpo che poi diventa un corpo di luce, un corpo luminoso, ma tutto deve essere fatto nel modo giusto e con la metodologia corretta, eseguito da maestri veri e non falsi guru, falsi sperimentatori. Siamo riusciti in qualche modo a salvare questo ragazzo grazie anche all'intervento di un mio amico che ora purtroppo non c'è più e che era un cinese molto conosciuto qua a Firenze, che era padre Pietro Guo, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare, che è stato il mio maestro di lingua cinese, era un sacerdote, era il segretario, della facoltà, personaggio straordinario, sì. Però era anche un cultore di tradizioni mediche cinesi antiche ed era uno studioso profondo della psicologia, non di Jung ma di Freud, ma comunque un personaggio straordinario che io ho amato molto. Allora, per quanto riguarda il tema, io non preparo la conferenza perché le conferenze si preparano anche se l'argomento è un argomento che conosco, ma ho segnato delle cose che credo che siano importanti. Quindi, come vi ho detto, è una materia abbastanza nota, e quando si parla di nuove religioni in Occidente, specialmente orientali, noi ci possiamo muovere su più livelli. Un primo livello è la descrizione empirica della questione, cosa che ho affrontato anch'io tante volte, anche in articoli miei, oppure in un bell'articolo che mi feci fotocopiare da padre Fausto sulla diffusione delle nuove religioni in Occidente, che è un articolo piuttosto datato, ma comunque che era in Civiltà Cattolica, sempre attenta a queste sollecitazioni. Il quaderno 3207 del 4 febbraio 1984. E io ho trovato naturalmente questo nella bella biblioteca del convento, dove ci sono rilegate tutte dal primo anno. La Civiltà Cattolica è un tesoro preziosissimo di conoscenze che non sono soltanto religiose, ma sono della storia d'Italia. Si parla di Garibaldi, di Mazzini, di Cavour, c'è tutto.
ed è questo convento della gioia per me dirvelo, perché è un tesoro della nostra città. Quindi si possono fare tante cose. Una descrizione empirica della questione: quali sono i gruppi orientali di appartenenza, si può parlare di vari tipi di buddismo, si può parlare dello shintoismo, del taoismo, delle nuove religioni. E questo è un primo livello superficiale che io naturalmente vi potrei fare, ma che non ho scelto, sarebbe un inutile elenco storico che voi potete trovare dappertutto. Ci sono il Cesno, quaderni che descrivono quali siano. In Toscana ne abbiamo tanti, perché la Toscana è uno dei centri più importanti, chissà come mai, per questi nuovi movimenti religiosi orientali. Abbiamo di tutto, da tempi taoisti a del buddismo zen. Abbiamo la sede della Soka Gakkai qui vicino a Firenze, che è di una tradizione legata al buddismo Nichiren, e tante altre forme più o meno conosciute, cioè per esempio lo Mahikari, che questa è una specie di monoterapia, è una scuola particolare sciamanica giapponese. Il problema è che tutte queste scuole, cioè quasi tutte queste scuole, fanno delle pubblicazioni. Queste pubblicazioni diffondono un messaggio che spesso è un messaggio di terza, quarta o quinta mano. Ecco, io delle volte, leggendo questi testi, dico: non c'è un adeguato discernimento critico. Non mi rivolgo naturalmente a scuole o a centri che sono storici e che hanno filologi e studiosi che naturalmente approfondiscono le tematiche, ma mi riferisco a piccoli gruppi che magari traducono dal tedesco, dal francese, da più lingue, e poi propongono questi testi senza un'adeguata preparazione critica. Quindi il problema che si viene a proporre è la qualità dell'esperienza religiosa introdotta da questi movimenti. Qual è la valenza, qual è la validità che portano? E hanno influenze? Sì, hanno molta influenza sui giovani, sui lettori e talvolta anche in ambienti accreditati come ambienti medici o in particolare ambienti vicino alla psicologia, alla psichiatria, dove queste tecniche e queste visioni del mondo hanno una grande presa. E qui ci porta a una considerazione fondamentale, che per me è fondamentale. Ma è reale l'Oriente che noi sogniamo, oppure è soltanto un sogno? Cioè c'è una dicotomia tra l'Oriente reale, quello che noi immaginiamo, e quello che noi sogniamo, oppure è solo un transfert? Noi ci appassioniamo all'Oriente, quindi anche alle tradizioni dell'Oriente, perché ci affascinano. E qui si viene si comincia a muoverci in questo mondo. Indubbiamente l'Oriente evoca visioni reali oppure immaginarie di paesi molto lontani e diversi dal nostro. E già il fatto di essere lontani ha qualcosa in sé di mitico e anche di antropologico. È qualcosa di lontano, di affascinante. Cioè, più la cosa è lontana, più viene circondata da questo alone di magia. Guardatevi la pubblicità. La pubblicità è un segnale importante. C'è c'è uno yogurt, non faccio il nome per non fare pubblicità, e appare con quattro vegliardi con le lunghe barbe bianche. E gli bianchi che dicono magia dall'Oriente, enormi bonsai. Ecco, questo è l'alone mitico e magico di cui io vi parlo. E una cucina sottofondo dice: non è magia ma scienza. Sì, è scienza che però fa leva sulla magia, su questa dimensione di cui io vi parlavo prima, dell'esotico, del lontano che affascina.
Ecco, legato proprio a questa lontananza, a questo alone di mistero, c'è un rischio, un pericolo, quello di perdersi, cioè quello di perdere le nostre coordinate spazio-temporali, quello di perdere i nostri valori culturali. A lungo potremmo discutere su ciò che significa valore, e non è questo il campo. Però quello che è il nostro bagaglio culturale, quella che è la nostra, il latte culturale dove noi ci siamo abbeverati, la nostra lingua, la nostra tradizione, la nostra cultura, vengono in qualche maniera a perdersi in queste lontane frontiere. Superamento dei limiti, superamento dei confini, che però hanno a loro volta valori importanti, tradizioni religiose importanti, modi di vivere completamente diversi dal nostro, spesso mutuati in lingue che noi non conosciamo. E questo è un altro problema. Quindi questa ricerca del lontano, dell'aldilà, del quello che trascende i limiti, è sempre stata una delle caratteristiche dell'uomo occidentale. Se voi pensate ad Ulisse, il mito di Ulisse, Ulisse che vuole andare oltre i confini, oltre le colonne di Ercole, oltre i limiti prestabiliti per scoprire nuovi mondi, alla scoperta del primitivo, alla scoperta dell'originario, alla scoperta di un paradiso perduto. E questo sono i punti. Punti che in Oriente non c'è, punto che in Oriente non c'è, la tradizione del mito del paradiso perduto. Noi andiamo alla ricerca di un qualcosa che riteniamo di aver perduto, un paradiso originario che ci porta sempre oltre l'uomo occidentale. L'uomo orientale non ha bisogno, perché non ha un mito di un paradiso perduto. Sto parlando estremo orientale, perché il paradiso perduto c'è anche nell'Islam, anche se non c'è la concezione del peccato originale. Quindi questo paradiso perduto che cos'è? Cos'è questo velo d'oro che questi argonauti vanno a cercare in Oriente? È il sacro. Il paradiso perduto dell'uomo occidentale è la perdita di identità, ma la perdita del sacro. L'uomo occidentale è alla ricerca del sacro, che con il progredire di questa civiltà sempre più secolarizzata, sempre più consumistica, sempre più alla ricerca del piacere per il piacere, sta perdendo sempre di più. Ed è difficile da raggiungere questo sacro, perché una volta perso si va a cercarlo da altre parti, come surrogato in qualcosa che non c'è più, ma che noi desideriamo naturalmente avere. E da qui l'Oriente, l'Estremo Oriente, e trovare il sacro, magari il facile sacro, in altre tradizioni religiose, riscoprire questa parte fondamentale che è la nostra spiritualità da altre parti, per rigenerarsi, per cambiare. Quindi io ho parlato di nostalgia del paradiso, ma di un mito antico, ma credo che non siamo molto lontani da oggi, dal 2018, a quello dalla mentalità degli argonauti o di Ulisse. Oggi non si chiama più Colchide, ma si chiama Shamballa, Agarti, si chiama Tibet, si chiama Tempio di Shaolin, dove vanno a seguire le tecniche psicofisiche e così via, ma sono tutte realtà che ci portano fuori dalle coordinate della nostra civiltà, ci proiettano in un tempo mitico, in qualcosa di astratto, lontano. È questo odierno esotismo che poi è una che rivela l'insoddisfazione del presente, perché non c'è un baricentro, non c'è una base, è una deriva. La deriva molto pericolosa. Un tempo Jean de Mandeville, nei suoi viaggi meravigliosi nei paesi più lontani, scriveva dei mostri che abitavano queste contrade lontane, no?
dei nostri bestiari, dei viaggiatori del Medioevo. Quindi questo io credo che sia davvero importante da sottolineare. Ricerca di spiritualità. E non sto parlando di chi veramente ricerca la spiritualità a livello profondo, cioè dello studioso, della persona che traduce i testi direttamente dalle lingue originali, che cerca di conoscere, che cerca di approfondire in maniera critica. Sto parlando proprio di un bisogno, come di necessità, di aderire a un qualcosa per sopperire a una mancanza che l'uomo occidentale sta vivendo. E qui un altro elemento, devo per forza dirvelo. Attenzione, signori miei, non si diventa orientali per scelta. Io ho vissuto 8 anni in Giappone e vi devo dire che, oltre a studiare la lingua, avevo acquisito una specie di mentalità giapponese, cioè io sognavo in giapponese e mi svegliavo pensando in giapponese. Dopo 8 anni si comincia, solo parlando giapponese, si comincia si arriva a questo. Ma io ero rimasto un occidentale. Padre Pintau, che è stato il mio più caro amico, era il rettore dell'Università Sofia, Giuseppe Pintau, è stato anche numero 2 dei gesuiti all'epoca di Arrupe, che parlava giapponese in maniera stupenda e ha vissuto in Giappone per 40 anni, lui andava in giro vestito come un sacerdote occidentale, non si era messo l'abito da samurai o un vestito giapponese per farsi vedere giapponese. Cioè, voglio dire, non si diventa orientali per scelta. E allora io delle volte strabilio a vedere come tanti occidentali amino farsi vedere orientali e quindi adottano una serie di atteggiamenti perché vogliono essere visti e essere percepiti come orientali. Ma sono, io ripeto, non si diventa orientali per scelta. Cosa vuol dire diventare buddista, taoista, shintoista per scelta? Non significa un bel niente, perché la natura psicologica, la mentalità della persona che scimmiotta un sacerdote shintoista rimane esattamente quella che era prima, cioè la mentalità di un uomo occidentale, perché si è abbeverato, come dicevo prima, questo latte culturale, tradizionale, che fin da piccolino l'ha cresciuto. Ora, portando alle estreme conseguenze, questo porta a una frammentazione del sé, cioè una frammentazione dell'io, quindi un grosso pericolo, perché uno non sa quella che parte sta poi, ed è una realtà estremamente reale. Guardate che non vi sto dicendo una cosa perché mi vale dirvela. Lo stesso Dalai Lama dice, attenzione, io non voglio convertiti. Uno, se si converte, si deve convertire perché è profondamente convinto e dopo anni e anni e anni di studio. Il Dalai Lama allontana chi facilmente si converte, perché dice sono mostri, hanno la testa in un modo e il corpo in un altro. E questo la dice lunga, quindi vedete come anche un alto rappresentante della spiritualità e del mondo buddista dice qualcosa di similare a quello che vi dico io. Quindi attenzione a questa adesione superficiale e un po', se volete, ridicola, perché quelle pratiche, quelle tradizioni che uno scimmiotta sono cariche di valenze, sono cariche di significati, sono cariche di una serie di cose che uno nemmeno sa cosa vogliono significare e nemmeno sa maneggiare. Ed è molto pericoloso, perché la pratica religiosa è pericolosa, perché ha molto a che fare con la psiche, la spiritualità e quindi con la sanità mentale della persona. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché Jung
che pur amava e studiava l'Oriente, il nostro Jung, che ha scritto delle cose meravigliose, ha scritto per esempio un bellissimo saggio sulla saggio critico sul fiore d'oro, sul mistero del fiore d'oro, su Kundalini, poi vedremo un attimo che cos'è questa Kundalini, o sull'incontro fra Oriente e Occidente, sul libro dei King, che poi sarebbe il libro dei mutamenti, no? Che voi trovate anche nelle rubriche, nelle riviste da donne, i King cosa dicono per te, fesserie, fesserie. Fate sentire cosa dice Jung nel commento al segreto del fiore d'oro, questo lo trovate a pagina 77, è l'edizione Ubaldini, Astrolabio Ubaldini, comunque le trovate anche nelle opere complete di Jung. Dice, la conquista tra virgolette, la coscienza occidentale non è l'unico tipo di coscienza possibile, è condizionata storicamente e limitata geograficamente, rappresenta solo una parte di umanità. Il metodo occidentale mira a una restaurazione dell'integrità perduta e della pienezza della vita, ciò che un cinese chiama cuore, cioè l'ideogramma Xin, cioè la sede dello spirito cosciente e della coscienza che deriva dai sensi e delle passioni e dalle nostre proiezioni. Quindi Jung dice in questa prima parte che il mondo occidentale sviluppa questa parte, che è la parte razionale, la parte molto cerca di conoscere, conoscitiva. Al contrario, riprendo Jung, il metodo orientale mira a riassorbire nell'essere la vita in una specie di ipercoscienza, dove l'essere sia sottratto al disperdersi e a perdersi nell'illusione dell'oggettivazione. Quindi da una parte l'uomo occidentale si illude che tutta la realtà esista oggettivamente e la studia, dall'altra parte c'è un riassorbimento nell'essere. Si sa che l'oggettivazione, cioè la realtà, di per sé è illusoria. Ma continua, puntini di sospensione, l'acquisizione di maggior familiarità con lo spirito orientale potrebbe indicare simbolicamente l'inizio della nostra presa di contatto con le parti di noi che ci sono ancora estranee. Cioè dice, forse potrebbe essere interessante riunire questi due modi di vedere la realtà. Ma, attenzione, il rinnegare le nostre peculiari premesse storiche sarebbe pura follia e il miglior modo per un drammatico sradicamento, poiché è solo restando saldamente ancorati al nostro terreno che possiamo assimilare lo spirito d'Oriente. Pagina 70, il mistero del fiore d'oro, che è un trattato di alchimia taoista. Cioè Jung è uno studioso di simboli, di simbologie, di inconscio, e d'Oriente cosa dice? Dice tu puoi assimilare, cioè conoscere l'Oriente nel modo giusto solo rimanendo saldamente ancorato nella tua tradizione culturale. Continua, non ci sarebbe errore più grave che proporre direttamente all'uomo occidentale la pratica, per esempio, dello yoga cinese, che andrebbe semplicemente a rafforzare la sua volontà di potenza e la sua coscienza di fronte all'inconscio, ottenendo proprio l'effetto che avremmo voluto evitare, cioè quello di accumulare e di accrescere la nevrosi e di ottenere la frammentazione del sé. Avete capito? No. Cosa dice Jung? E questo lo dicono anche i fenomenologi, gli studiosi di fenomenologia della religione, che dicono per studiare la religione degli altri devi prima conoscere la lingua, che ci sono rimani fuori, perché se ti basi sulle traduzioni, amico mio, dimentica, leggi il Topolino che fai prima. Poi
conoscere la lingua porta a conoscere la mentalità di un popolo, perché la lingua, le strutture della lingua sono le chiavi d'accesso alla mentalità di un popolo. Poi studia valori semantici, studia la storia, studia la cultura, poi avvicina in punta di piedi al fatto religioso, facendo anche esperienza, ma tenendo ben saldo la tua fede originaria. Se no c'è una frammentazione dell'io, una frammentazione del sé, c'è una perdita di identità infinita. Occorre avere un baricentro. Prima di nuotare in mezzo all'oceano bisogna imparare a nuotare e bisogna avere ben chiaro qual è il nostro terreno, la nostra costa alla quale approdare. Dice ancora Junger, è penoso vedere l'europeo rinunciare a se stesso ed imitare in maniera superficiale l'Oriente. Avrebbe le stesse, forse migliori possibilità di realizzazione spirituale chi rimane per sempre fedele a se stesso. Questo è un po' prima, sempre però nel Mistero delle Fiori d'Oro, a pagina 33. Questo spiega anche perché quando Jung andò in India, fece un viaggio in India nel 1937 e poi scrisse questo suo viaggio in Ricordi, Sogni e Riflessioni, che è un testo molto tardo di Jung, lui evitò accuratamente di incontrare quelli che lui chiama santoni, sadhu della tradizione induista. Sapete perché? Lo dice: evitai accuratamente di incontrare i cosiddetti santoni, e questo perché dovevo elaborare la mia verità e non accettare passivamente la verità di altri, che è diversa da quella che avrei potuto raggiungere elaborando con le mie forze. Mi sarebbe parso un furto a prendere la loro verità e farla mia. La loro saggezza appartiene a loro, alla loro cultura, e a me solo ciò che procede da me stesso, dalla mia cultura e dallo studio degli altri. E questo è sempre Jung che lo dice. È interessante che questa citazione io l'ho tratta proprio per voi. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che spesso l'occidentale proietta, ma anche l'orientale, viceversa le cose, proietta sull'Occidente tutto ciò che teme o che lo incanta, lo proietta lontano da sé, in maniera tale che questa proiezione lo fa felice, perché è un qualcosa di estraneo che lo incanta. C'è un grande storico delle religioni che era anche uno psicologo, lui aderì al buddismo, che è John Wellwood, poco conosciuto da noi, anche se un suo libro fondamentale è stato tradotto. E lui parla di questa adesione dell'uomo occidentale alle fedi orientali, in questo caso al buddismo, come adesione passiva che definisce bypass spirituale. Cioè il bypass cardiaco, questo sarebbe il bypass spirituale. La sua teoria sul bypass spirituale è del 1984. Voi lo trovate, io faccio sempre riferimenti a ciò che vi dico, questo John Wellwood è stato tradotto in italiano, è l'incontro delle vie, una esplorazione della psiche orientale e occidentale. Astrolabio Ubaldini, 1991, Roma, Astrolabio Ubaldini. Come funziona questo bypass spirituale? Ascoltiamo le parole che io ho tratto da questo libro. Dice: quando la spiritualità, per varie ragioni, si sconnette, oggi sappiamo tutti cosa vuol dire sconnette, se abbiamo computer, si sconnette da ciò che è veramente importante, si cerca una facile spiritualità come soluzione ai nostri problemi. La pratica, in pratica,
l'adesione a queste religioni ci evita di analizzare noi stessi per sentire la voce interiore che ci dice che qualcosa della nostra spiritualità non va. In pratica ci serve per nascondere sotto il tappeto i conflitti e le difficoltà che noi non vogliamo affrontare. Ecco il bypass spirituale. È una ciambella di salvataggio. Non andiamo più d'accordo con la nostra fede, non abbiamo più un senso di sacro, siamo tutti scontenti dei nostri sacerdoti, non ci va bene la predica di quel sacerdote, diciamo che sono troppo noiosi, che non sanno che cosa dice, perdiamo ogni contatto con il mondo della tradizione nostra, però ne abbiamo bisogno perché l'uomo è un animale spirituale, anela a qualcosa, e dove trova questo qualcosa? In questo sacro, bypassando, e aggrappandosi a qualcosa che facilmente lo affascina, lo gratifica e lo rende felice. In pratica questo spiritual bypass, come lo chiama il nostro studioso, è la tendenza ad usare pratiche esotiche e lontane per risolvere in maniera semplice e talvolta anche affrettata problemi emozionali irrisolti oppure vuoti emozionali, delusioni e così via. La mia moglie mi ha lasciato, quello che dice il sacerdote non mi va bene, divento buddista. Così recito una preghiera e penso di ottenere soddisfazione. Ma non è così che si risolvono i problemi. Si risolvono i problemi affrontandoli. Quindi, affrontandoli vuol dire approfondendoli, non cercando di bypassarli con questi palliativi. Ci sono tanti esempi che io vi voglio fare, ma sono seri e io voglio continuare ancora, ho altre cose da dirvi. Però uno degli esempi più classici che io vi potrei fare è proprio significativo, per esempio, sul cosiddetto vuoto. Voi tutti avete sentito parlare del vuoto, del buddismo, no? Perché una delle fesserie più grandi che io sento dire è che il buddismo sia nichilismo, ma attenzione, innanzitutto esistono tantissime tradizioni buddiste, tantissime scuole buddiste con cognizioni, concetti e e teorie, che poi in realtà sono tutte ipotesi completamente diverse l'una dall'altra. Quindi se voi andate nel buddismo originale, quello del Buddha, chiaramente non è quello che voi trovate nel buddismo del Ponto Nichiren in giapponese, nello Zen giapponese o nelle grandi tradizioni della scuola Mahayana. Nel buddismo originale non c'è la concezione di anima, di anatma, è l'essenza dell'anima, ma non perché non c'è una quidità, perché non si prende in considerazione. Si sa tanto poco di questo mondo, immaginatevi cosa possiamo sapere del profondo e dell'aldilà. Ma una delle cose che io leggo sempre nei trattati di storia delle religioni è che il buddismo abbia questo senso di vuoto come nichilismo. Ebbene, è vero che nel buddismo si afferma che i pensieri, le emozioni non hanno una esistenza reale, cioè in parole povere sono soltanto forme illusorie del samsara, cioè della nostra esistenza fenomenica. E il buddismo dice non dobbiamo prestare attenzione a queste forme vuote, perché sono soltanto forme illusorie, ma il buddismo dice che sono reali. Cioè, pur essendo illusorie, sono reali, perché per noi sono reali, per il nostro mondo, per la nostra dimensione, per la nostra coscienza, queste illusioni sono reali per l'uomo occidentale e per l'uomo orientale. Quindi, pur essendo vuote di significato, però sono dei usci reali. Ci sono. Brava signora. In Occidente questo concetto invece diventa proprio una vera e propria espressione che tende a reprimere le emozioni. Io mi accorgo, andando a fare anche delle conferenze, delle volte degli incontri anche in centri, per esempio, di spiritualità zen,
Talvolta si giunge alla repressione dell'emozione in nome di questa vacuità delle nostre stesse emozioni. Il buddismo non dice una cosa del genere, anzi, il buddismo dice coltiva le tue emozioni, perché una volta che il frutto è maturo, il frutto cade. Cioè, quando poi tu ti sarai reso conto che questa emozione non è che una illusione, automaticamente ti staccherai. Il buddismo non dice reprimi, perché reprimi vuol dire attaccarsi ancora di più al vuoto, a questa illusione. Dice proprio al contrario. Eppure ci sono dei trattati di storia delle religioni, anche pubblicati, scritti da miei colleghi, che affermano esattamente il contrario di quello che vi ho detto ora. E questo è falso. Quindi non si può parlare di nichilismo. Allora, il mio consiglio è quello di studiare le lingue il più possibile. Chiaro che uno non può mettersi a studiare il cinese o il giapponese, a meno che non abbia la passione di farlo. Io vi invito perché sono lingue meravigliose, ma chiaramente, come un cattolico, un cristiano dovrebbe conoscere il latino. Io non dico il greco o l'ebraico, come studia il nostro padre Fausto, come padre Reggio, il padre Luciano Santarelli, ma... Pieno di lui. Sì, però è fondamentale. Ma uno che si avvicina al buddismo, si avvicina alle tradizioni orientali, deve conoscere un po' la lingua, un po' la mentalità, quindi c'è necessità di avere una conoscenza migliore. Inoltre, uno studioso che si avvicina a queste tradizioni dovrebbe studiare la cultura, studiare la storia. Perché? Perché serve per contestualizzare. Perché se io prendo una frase di San Paolo decontestualizzata, San Paolo diventa l'uomo più misogino del mondo, diventa un antifemminista, diventa un critico mostruoso delle donne, e non è vero. Però pare, è decontestualizzata la frase e proiettata sui media, San Paolo diventa un mostro. Allora, ecco che vi invito sempre a leggere il testo contestualizzandolo, approfondendo le ricerche linguistiche, filologiche e semantiche, lo so che è difficile, cara mia, però è l'unico modo per avere un supporto, e se non c'è un supporto di questo tipo, avvicinarsi in punta di piedi con perlomeno un po' di senso critico, non prendendo per buone tutte le traduzioni, perché io vi assicuro che ci sono delle traduzioni mostruose. Ci sono delle traduzioni che io leggo tradotto per la prima volta dal cinese, e invece la traduzione tedesca, perché ci sono dei passi interi che non esistono in cinese, ma che sono nella traduzione tedesca, che è l'interpretazione dell'autore tedesco che ha tradotto il testo dal cinese. Io non so se vi rendete conto, e qui ve l'è venduto come oro colato, il maestro ha detto, no, il maestro, il traduttore ha detto. Da qui la difficoltà, però è importante la ricerca delle fonti, no? Se uno si definisce buddista, deve conoscere, se no è un buddista superficiale, alla quadrosa, e l'ignoranza diventa presunzione di conoscenza tante volte. È sbagliatissimo, tipicamente, anche questo di tanti miei colleghi. Poi, altra cosa, ma vi rendete conto voi della complessità, per esempio, dei sistemi meditativi, che per cui noi cerchiamo di trovare anche delle convergenze a livello, ci sono tantissimi cristiani che si avvicinano all'Oriente anche per integrare le loro pratiche di spiritualità, Thomas Merton, che trovano magari nell'Oriente un supporto a pratiche meditative, a pratiche di preghiera, assolutamente valide se supportate da una certa conoscenza, ma non sono assolutamente trasferibili
nel mondo occidentale, perché sono cose diverse. Se io prendo un qualsiasi testo, per esempio induista, che parla del corpo umano, perché chiaramente la pratica della meditazione, la pratica della preghiera si innesta sempre su un soma, su un corpo, su un qualcosa di reale. In Oriente noi abbiamo delle parole, per esempio nell'induismo, che ormai sono diventate talmente di moda che io le trovo pubblicizzate anche sui prodotti di bellezza per le donne e così via. Si parla di chakra, si parla di risvegliare chakra, si parla di meditazione sui chakra, si parla di pietre, si parla di colori, si parla come se fosse la cosa più normale di questo mondo, ma non è così. Il sistema, per esempio, dei chakra è un sistema estremamente complicato, che ha delle che ha a livello proprio medico delle grandissime difficoltà ad essere descritto anche in testi di lingua induista, in testi indù o in lingua sanscrita. È un sistema complesso, il chakra. Io sento parlare di Kundalini, il risveglio di Kundalini, questo potere serpentino, no? Che starebbe alla base della spina dorsale e che poi tanti miei amici, io ho risvegliato Kundalini, è arrivato Kundalini nel cervello, ma questa energia spirituale Kundalini è pericolosissima. In Oriente i maestri di spiritualità vera parlano con timore di questa Kundalini che si risveglia, perché è una forza, un'energia potente che quando si risveglia può condurre l'uomo anche alla pazzia, se è risvegliata male. Chiaramente sono tutte teorie, perché non c'è una scienza medica occidentale che dice esistano i chakra, Kundalini o i meridiani della acupuntura cinese, ma qualcosa c'è. Sono sistemi diversi che hanno 3 o 4 mila anni di storia, di tradizioni, in India, in Cina e in altri paesi. Quando un monaco esicasta o recita la preghiera del Sacro Cuore, con particolari tecniche di respirazione nel cuore di una montagna, respirando questo Dio che lui sente intorno a sé, che poi è il prana o il chi delle tradizioni taoiste, questa energia vivificante, ella immagazzina nel cuore, è una meditazione cristica questa, che è sempre accompagnata da una profonda fede in Gesù Cristo, si risvegliano nel corpo della sceta delle forze particolari. Innanzitutto il calore, se voi prendete tutti i grandi monaci che hanno praticato queste pratiche, voi vedrete che c'è una comunanza con quanto descritto in Oriente. Si parla di calore che sale, diffusione, uno si sente immerso in Dio, però una cosa è sentirsi immerso in Dio nella consapevolezza di esserne creatura, e una cosa è essere immerso in Dio nella volontà di potenza di essere come Dio. E questo è un altro pericolo di cui tra un po' parleremo. Cioè, c'è un qualcosa, c'è un fondo di verità anche in queste pratiche psicosomatiche, psicofisiche, orientali. E tutto va saputo, naturalmente, va gestito nella maniera corretta. Non si può scherzare con queste tradizioni, perché sono veramente molto, molto pericolosi. E quello che io dico è che la nostra cultura occidentale è invece la cultura dell'approssimazione, del tagliar corto senza approfondire, del ridurre la spiritualità vera a concetti a noi vicini ma lontanissimi. Cioè noi si cerca di ricondurre la simmetria degli altri alla nostra simmetria. Gli altri ci sono asimmetrici, ma diventano simmetrici perché li facciamo diventare noi uguali a noi. Quindi la difficoltà è superata, perché quello che per noi sembra impossibile, perché è troppo lontano, in realtà diventa vicinissimo, ma solo a parole. E così noi assimiliamo concetti che non hanno queste antiche tradizioni religiose,
esempio il concetto di anima, il concetto di spirito, il concetto di Dio, il concetto di religione, il concetto di filosofia, che non esistono in queste tradizioni religiose, ai nostri concetti che invece sono quelli di anima, di Dio e così via. Ecco, allora che noi si parla dell'atma, Dio, ma non è vero, è tutta un'altra cosa. Si parla di Buddha, cioè questa entità cosciente come anima. Ma chi parla dell'anima? Nel taoismo, nello shintoismo, nel buddismo originario? Non c'è, è anatma, ma non perché manca questo seme di coscienza, perché non è assimilabile alla nostra anima. Non ha conosciuto la tradizione orientale, quelle enormi e straordinarie discussioni teologiche, per esempio tra i domenicani e i francescani, sull'anima, se è sensoriale, se l'anima, no? Quando se si dice va all'inferno e soffre, ma cosa soffre? Allora l'anima ha dei sensi, l'anima ha una parte sensitiva oppure no? Attenzione, dialoghi e secoli di discussioni teologiche su questo si sono verificate. Perché noi abbiamo un concetto di anima ben preciso, se ne parlava con Padre Fausto l'altro giorno nella Fontana de Vasca. In Oriente non c'è tutto questo, non si parla di questo tipo di anima. E quindi come si fa a parlare dell'anima nel buddismo? Il problema è che queste nostre concezioni orientali occidentalizzate poi tornano in Oriente. Perché oggi con la globalizzazione noi abbiamo il percorso al contrario. E quindi ci sono dei mistici, degli studiosi più o meno superficiali che inventano delle forme che non esistono nella tradizione orientale, non esistono nel buddismo, non esistono nell'induismo, non esistono nello shintoismo, ma le troviamo perché da Occidente sono tornate in Oriente. E si viene a creare una falsificazione, una globalizzazione, una ibridazione incredibile delle tradizioni originarie. Quello che io chiamo il nomadismo religioso. Questo nomadismo religioso, uno gira di qua di là, aderisce a una fede, prende un po' di qua, un po' di là, poi ritorna in Oriente e crea una nuova religione che non ha né capo né coda. Ma è così. Questo nutre l'ego, naturalmente. Individui. Questo per dire alcuni pericoli. C'è poi un altro grande pericolo che io ho lasciato quasi in fine, ma che credo sia importante. Il problema del maestro spirituale, cioè il problema del guru. Questo è un problema molto importante. Perché la figura del maestro spirituale è importante in tutte le tradizioni religiose. I domenicani hanno il maestro dei novizi, come i francescani, un maestro deve guidare, deve indicare. Ma il maestro è il custode, no? È colui che custodisce le tradizioni antiche e conduce l'iniziato, l'adepto, il neofita, chiaramente alla condivisione dei misteri oppure alla condivisione delle cerimonie, lo introduce in questo mondo religioso. Ecco, la cosa essenziale è che ci sia innanzitutto una medesima lingua, perché se un maestro, un guru, parla hindi e il discepolo parla italiano e poco l'inglese e il tramite tra i due è un traduttore inglese, io non so quanto il giovane neofita può capire dell'insegnamento del maestro, e questo è già uno dei problemi. Quindi conoscenza della lingua se ti vuoi approcciare un maestro. Ma non è che ci si improvvisa maestri. Questo punto è estremamente importante. E essere maestri in maniera
particolare essere maestri spirituali, credo abbia dei risvolti di straordinaria importanza. Cioè il maestro ha delle enormi responsabilità nei confronti del proprio discepolo. Se io fossi un maestro, vi dico, avrei enormi difficoltà ad accettare un discepolo, perché non mi sento un maestro. Quindi arrivare ad accettare dei discepoli vuol dire da parte del maestro una grandissima umiltà e anche, ovviamente, conoscenza. Perché chi si avvicina al maestro abbandona il proprio sé, cioè si lascia indietro il proprio mondo, le proprie esperienze e dà tutta la fiducia che può avere nei confronti del maestro. Quindi si apre interamente al maestro e il maestro ha una responsabilità enorme nei confronti del discepolo. Ecco, il problema è che spesso ci sono dei cattivi maestri. E esempi ce ne sono tutte le religioni, ma devo dire in particolare in molte religioni orientali con maestri venuti dall'Oriente a insegnare in Occidente. C'è una concezione particolare del guru, per esempio in India. In India io ho tratto qualche cosa da testi occidentali, così uno può avere il riscontro. Per esempio c'è questo Swami, vuol dire maestro, che si chiama Satyananda Saraswati, Swami Saraswati, nato nel 23 e morto nel 2009, che ha scritto un libro che si chiama Luce sul Guru, il Guru e la relazione con i discepoli, un libro che fu pubblicato in inglese dalla Bihar School of Yoga nel 1983, ma che è stato ripubblicato in maniera modificata anche in italiano da Macro Libri, una casa editrice che pubblica spesso libri di spiritualità orientale. State a sentire cosa dice questo Swami Satyananda Saraswati. Ecco, dice, il discepolo si deve porre passivamente la propria anima nelle mani del guru, anima vuol dire la propria personalità. Quando, queste sono le parole del maestro, quando vi arrendete al guru, diventate come una valle, un abisso, un pozzo senza fondo, ottenete profondità, non altezza. Potete provare questo abbandono in diversi modi, ma quando vi abbandonate al pozzo, il guru comincia a manifestarsi in voi, la sua energia vi inonda, perché l'energia del guru è un flusso continuato e per accoglierlo dovete diventare come un utero, un ricettacolo. Cioè, Saraswati, che poi era un mistico importante anche se ha subito un paio di processi in India, dice, il discepolo non cresce in altezza, ma in profondità, cioè deve diventare vuoto, come un utero che accoglie il verbo del maestro, la luce del maestro. Cioè, completa plasmazione. Il discepolo deve essere così, una creta nelle mani del maestro che lo modella. È molto occidentale, seguono talvolta passivamente. Penso che questa non è una pratica solo dei guru indiani, ma si trova anche in tante nuove religioni e in tante comunità più o meno misticheggianti. Questo abbandono di sé ovviamente c'è in tutte le tradizioni religiose, perché chiaramente uno che si avvicina a una religione deve accogliere questa nuova religione, ma non con questa passività, non con questa totale abnegazione.
Io vi invito a leggere un bellissimo libro di William James, grande storico della religione, ma filosofo e psicologo americano, vissuto fra il 1842 e morto nel 1910. Questo libro di William James si chiama Le varie forme dell'esperienza religiosa. Ed è un libro che è stato pubblicato anche in italiano, e la prima edizione era dei Fratelli Bocca, Torino 1904, ma poi è stata ripubblicata sia nel 1998 che nel 2009 da un'importante casa editrice che è la Mogelliana, Le varie forme dell'esperienza religiosa. Lui, avvicinandosi a questo rapporto con il guru, e poi avvicinando questo rapporto alle altre religioni, dice, descrive questo abbandono come, virgolette, una rigenerazione per rilassamento impossibile da distinguere, e questo è interessante, dalla giustificazione luterana attraverso la fede o dall'accettazione della grazia, secondo John Wesley, era un pastore molto famoso, metodista protestante, vissuto fra il 1703 e il 1791, l'effusione della grazia, oppure dall'effusione dello Spirito Santo. Cioè, Padre Padre, lui dice qualcosa di questo tipo, naturalmente sono idee di questo storico di religione, però dice questa adesione al guru, che diventa poi una specie di divinità che io devo accogliere dentro di me, la sua parola è la sua parola con la P maiuscola, è simile in certe forme, per certi modi, a quella che si ha in altre religioni. Per esempio lui parla di questi tre aspetti e produce un rilassamento spirituale, una felicità, un godimento spirituale, uno si sente realizzato. E lui parla appunto del simile alla giustificazione luterana attraverso la fede, che vi invito poi a cercare cos'è la giustificazione, perché oggi con questa rivisitazione del protestantesimo si dà una definizione diversa da quella che si dava fino a qualche anno fa, ma è sempre interessante. O l'effusione della grazia, oppure dello Spirito Santo. Però qui si parla di entità metafisiche, cioè si parla di Spirito Santo che scende, di grazia di Dio, oppure di giustificazione, che è sempre prodotta dalla grazia di Dio, perché l'uomo è peccatore e pecca, ma solo la grazia di Dio lo può fare sollevare. Nell'altro caso però è un uomo. Un uomo come me, come voi, che però produce la stessa sensazione. Molto interessante quello che dice. E quello che dice dopo, perché lui continua dicendo: il tratto caratteristico è dato dalla messa in disparte del proprio sé privato in crisi e dal riconoscimento di un sé vasto e infinito o ritenuto tale. Cioè, si ritorna a quello che vi ho detto prima. Io ho un mio mondo andato in frantumi, ho un mio sé disperso, non ho più un baricentro, sono disperato, sono depresso e trovo qualcosa che mi riempie di gioia, ecco, mi riempie. Là è la grazia di Dio, la giustificazione di Lutero, lo Spirito Santo che scende e ti risolve, ti guarisce, no? La guarigione, che non è sempre spirituale ma anche materiale dal mondo. Qua è il guru, il maestro, che ha la stessa valenza, perché i maestri spesso hanno valenze, contratti simili alla divinità, pensate a Sai Baba o ad altri che si sono presentati come vere e proprie manifestazioni di Dio. Quindi che cos'è questa ricerca se non un transfert idealizzante? E si ritorna a quello che dicevo in partenza.
è l'Oriente che affascina, l'Oriente lontano, l'Oriente che sostituisce, però si parla di fusione tra discepolo e guru, il mio sé frantumato e il suo sé perfetto, divino, discepolo e maestro. Sentite cosa disse l'altro guru, Muktananda, altro guru molto famoso, anche lui morto qualche anno fa, che scrisse La perfetta relazione fra maestro e discepolo, pubblicato a Puri. Questo non è stato tradotto in italiano, anche se la Macro Edizioni ha pubblicato altri libri di questo maestro, come Esiste la morte, La vera via per diventare come Dio e tante altre cose di questo tipo. Muktananda scrive, virgolette, ci sono diversi modi di vivere. Il primo consiste nel vivere in conflitto continuo, l'altro nell'abbandono del proprio io nelle mani del maestro. E quando qualcuno si arrende al proprio guru, la sua casa, il suo corpo e il suo cuore fioriscono. Il sentimento di vuoto e di mancanza provate in precedenza scompaiono. Cioè, si è reso ben conto questo maestro spirituale di questa dipendenza, che diventa una vera e propria dipendenza. C'è il gioco dell'otto che è una dipendenza, ora c'è anche il telefonino che è una dipendenza, e c'è anche la dipendenza da guru. Cioè, diventa una vera e propria dipendenza, anche non ne può più fare a meno. Ma io quello che vi dico riferito al guru orientale, lo potete dire per il cartomante, lo potete dire per tante altre pratiche analoghe. Io ho un mio frammentato, ho un vuoto dentro, ho un silenzio interiore incredibile, niente mi fa più felice, però tutte le mattine vado dal mio cartomante, mi fa un giro di carte e sono felice. E che cos'è? Non è la stessa cosa. È una dipendenza dovuta a una fragilità del proprio io, una dipendenza che deriva da una mancanza di qualcosa, una dipendenza che deriva anche da una crisi di spiritualità, da una ricerca di sacro, quello che voi volete, però è questo il meccanismo. E molti guru che hanno capito questo fin dall'epoca dei Beatles, naturalmente, se ne sono serviti. Attenzione, che il guru, per poter far valere questa sua dipendenza, ha bisogno di una comunità. Perché? Perché si deve creare una rete, l'induista è ashram, cioè si deve creare una comunità che diventa una specie di fortezza inespugnabile, dove il corpo del guru è legge. Questo crea una serie di meccanismi e di rapporti gerarchici di dipendenza all'interno della comunità. Io non dico che tutti i guru sono così, io ho conosciuto dei maestri di spiritualità straordinari in Giappone, ho conosciuto e ho vissuto delle esperienze anche molto particolari che ora non vi racconto. Quindi è vero quello che dice Giovanni Paolo II, che i segni di Dio sono ovunque. Però bisogna stare molto attenti, dico io, e a separare, come dice il Vangelo, il grano dall'olio. E questo è fondamentale, il discernimento. Questi cattivi maestri, e ce ne sono, ti assicuro, tanti, sono dei megalomani, si credono onnipotenti, si definiscono spesso Dio e sono molto perversi, anche sessualmente. E questa è una cosa curiosa, però è una cosa nota per cui è bene anche non parlarne, o sarebbe bene anche non parlarne. Però Muktananda diceva, piccolettata quindi, poiché la fusione delle anime, la fusione delle anime non dovrebbe prodursi anche attraverso i loro contenitori, cioè i corpi? Una domanda interessante, cioè se la fusione tra maestro e discepolo
dell'America a livello di anima, non vedo per quale motivo non debba venire anche a livello del corpo, che è il contenitore dell'anima. E questo spiega perché tanti guru si sono sentiti padroni dei corpi dei loro discepoli, spesso giovani donne o anche giovani uomini. Io avevo altre cosette da dirvi, ma avevo solo pochissimo tempo, e questa è una cosina un pochino più teorica. E questi problemi, cioè tutti questi problemi, salto qualcosa, perché ce l'avevo anche, voglio ricordare Ratzinger, straordinario Ratzinger. Ratzinger, quando era cardinale, 1989, nella lettera ai vescovi, 15 ottobre 1989, la lettera si intitola "Su alcuni aspetti della meditazione cristiana", poco letta e poco conosciuta. Dice Ratzinger, proprio parlando delle religioni d'Oriente, io faccio lo storico delle religioni, qui però affermo quello che dice Ratzinger, chiaramente. L'uomo è creazione unica di Dio. Nell'uomo, nell'universo creato, sono divini, e lo scopo della vita non è la divinizzazione dell'uomo, ma la sua crescita spirituale nella relazione tra creature e uomo. E questo dice Ratzinger. E da qui, naturalmente, il significato centrale di Cristo, che è Dio, ma è uomo ed è il mediatore tra noi uomini e Dio. Nelle religioni, nell'adesione alle religioni orientali, non c'è posto per Cristo, non c'è posto per Cristo Salvatore, non c'è posto per Cristo Mediatore, perché l'uomo è Dio, è scintilla di Dio, è parte di Dio. E qui si torna al discorso delle anime. L'uomo è un'emanazione di Dio, oppure è come una scintilla che da un fuoco si allontana da Dio, ma poi deve essere riassorbita in Dio, fusa in Dio, perché è Dio stesso l'uomo. E il cristianesimo dice qualcosa di diverso, mi sembra. Non è certamente questa la visione cristiana della creazione. Quindi per un cristianesimo, per il cristianesimo, e purtroppo io assisto a certe derive come fedele e cristiano, cattolico, ecco, per un cristiano, devo dire, pur riconoscendo che ogni religione ha in sé i segni di Dio, io non so se tutte portano verso lo stesso Dio, o se esistono Dii diversi. Questa è una domanda che spesso mi fa. Comunque andate a leggere anche di Ratzinger un altro bellissimo libro che si chiama Fede, Verità e Tolleranza, il cristianesimo e le religioni nelle religioni del mondo. Cantagalli di Siena, 2003. Ora, il problema quindi che si pone, io ho detto, ecco perché ho detto sì all'amico padre Santarelli, fascino e insidie, credo di avere un po' centrato l'argomento, ma il problema si pone anche nel dialogo interreligioso, signori miei. Cioè, non è che io qui con voi finisco la chiacchierata, ne torno a casa felice e contento. Sono semplice professore, un istituto teologico, uno studioso d'Oriente, ma queste cose che vi ho detto poi si riflettono, non perché le dico io, ma perché è la società che le impone, nel dialogo interreligioso. E purtroppo io assisto a questo, a una serie di problemi estremamente complicati, complessi. Io invito a leggere un libro che non è stato tradotto naturalmente in italiano, che è stato scritto da Paul Knitt. Io magari darò poi a padre Fausto, o a Luciano Sapelli, un quartiere della biblioteca, poi la bibliografia, io questo l'ho scritto a mano, perché io
Generalmente scrivo a mano e poi porto al computer, non devo riportare nel computer, ma io scrivo, sono abituato così, sono vecchio, quindi scrivo con la penna, le idee, le cose, e poi dopo le porto in forma definitiva sul computer. Comunque, il testo è di Paul Knister, un teologo. Il libro è stato pubblicato da Lorbis Book a New York nel 1996 e il libro si intitola Jesus and the Other Names, Christian Mission and Global Responsibility, cioè Gesù e gli altri nomi di Dio, la missione cristiana e la responsabilità globale. Stranamente non pubblicato da nessuno, però c'è solo in inglese. Questo teologo cattolico dice che si dovrebbe, per ottenere il dialogo interreligioso, si dovrebbe passare da una visione cristocentrica a una basata sul teocentrismo. Cosa vuol dire? Cioè, i cristiani dovrebbero rinnegare alle loro credenze riguardo Gesù Cristo Salvatore. Così e solo così si potrà avere il dialogo. Cioè, non si può dire, per non offendere gli altri, che la via che porta alla salvezza è Gesù. È sbagliato. Però se noi sostituiamo alla parola Gesù un Atma o un Dio ipotetico, anonimo e trascendente, forse possiamo trovarci in sintonia con le altre religioni. Ma è possibile? Cioè, si può fare a pezzi la nostra religione per aderire a una pace religiosa globale? Questo è un problema. Il problema però che si pongono solo i cristiani e solo i cattolici in particolare, perché lo stesso problema non se lo pongono certamente gli induisti, gli islamici o gli appartenenti ad altre tradizioni religiose. Quindi questo è il primo punto, la prima tendenza. Fa sparire Gesù, infatti sparisce, non c'è più una richiesta. Talvolta io non vedo più un bel crocifisso, ma vedo magari le bandiere arcobaleno della pace, cose di questo tipo. Altri errori e pericoli quali sono? Il sincretismo. Questo sincretismo è la ricerca di un terreno comune per tentare di scavalcare l'opposizione e la contraddizione fra le fedi e le tradizioni religiose diverse. Ma come si ottiene questo sincretismo? Attraverso la riduzione dei loro contenuti, cioè si lascia da parte la teologia, si lascia da parte i dogmi, si lascia da parte i sacramenti, si lascia da parte tutto quello che è la parte forte della religione. Allora la religione diventa una dottrina sociale, quello che sta diventando oggi la religione cristiana. Una dottrina sociale, una dottrina per la pace, una ricerca di pace, benissimo, bellissimo, ma la religione è anche qualcosa. Oppure un'altra tendenza è quella dell'eclettismo, altra parola che vuol dire ricercare un denominatore comune fra le varie tradizioni. Si prende un po' di qua, un po' di là, si mette insieme in maniera eclettica, cioè variegata, e si tira fuori una nuova religione. Quindi queste sono tendenze che sono vive nei dibattiti di ricerca di una comunione tra le religioni. Io sento parlare di questo. Togliamo la parola di Dio, togliamo i sacramenti, togliamo i dogmi, togliamo qua, togliamo là, alla ricerca di una qualche intensa fusione. E poi c'è l'altro problema della duplice appartenenza, perché ci sono molti che si definiscono cristiani ma nello stesso tempo si definiscono buddisti o induisti o taoisti o shintoisti. Ora io non nego che qualche persona sia sinceramente legata alla propria fede religiosa e anche ad un'altra fede o tradizione religiosa. Però la mia domanda è: in quale modo, in quale misura, in quale grado?
Ma il mio essere inserito, perché questa università Taisho, che è un'università buddista, di esoterismo buddista, mi aveva conquistato completamente. Ma a un certo punto io mi trovai di fronte a una dicotomia: come faccio a coniugare quella che è questa tradizione, che pure amavo molto, con la mia tradizione originaria d'appartenenza? Vi devo dire, non ho risposto a questa domanda. Si può essere realmente appartenenti a due religioni, oppure si prendono soltanto alcune tecniche, come ha fatto Thomas Merton, come hanno fatto tanti mistici, Maritain e altri, hanno preso alcune tecniche, per esempio di meditazione, di preghiera, e le hanno trasportate nella propria fede religiosa per arricchire, rivitalizzare la propria fede religiosa. Questo è possibile. Nell'altro caso, la doppia appartenenza, io la giudico estremamente difficile, perché è facile se io considero la religione come una filosofia. È una filosofia, mi piace tutte e due, sono tutte e due valide, ma la fede è qualcosa di diverso, la fede è qualcosa di totalizzante. Se io sono cristiano, sono cristiano, non posso essere cristiano e buddista nello stesso tempo, solo degli adattamenti. Quindi è questo che vi volevo dire. Poi ci sono anche altri libri, altre cose. Io mi fermo un po' qui perché sono quarta alle sette, ma comunque la strada da compiere ancora mi sembra molto lunga. Anche nel dibattito del dibattito interreligioso, io credo che la cosa più importante e principale da fare sia conoscere il più possibile, e quindi leggere da fonti certe, da fonti sicure, per poter operare quello che un tempo veniva definito il discernimento, cioè, come diceva Jung, crearsi da soli un bagaglio culturale tale da difendersi, per creare quegli anticorpi necessari per poter rispondere a questi pericoli, a queste insidie che ci sono, e ci sono davvero. Grazie. Anche se diciamo un po' lunga, ma d'altra parte la materia lo richiede, perché è complessa, è enormemente complessa, però ho visto che c'è stata sempre tanta attenzione, vuol dire che è riuscito a trasmettere veramente tante cognizioni e cose, tante cose interessanti veramente, e mantenendosi su questa tematica e problematica, proprio fascino e insidie, certamente, mentre ci faceva conoscere tanti aspetti delle religioni orientali, sicuramente si rimaneva anche, si poteva essere catturati, e per certi aspetti si può essere catturati, certamente. Ci sono tanti esponenti, sia nell'interno, per esempio, io penso a Lesò, questo monaco benedettino che andò in India, e lì effettivamente, pur rimanendo prettamente, pienamente cattolico e sacerdote, ma assunse enormemente i valori di questa tradizione indù, e quindi, cioè, è possibile, diciamo, si possono trovare delle vie, però certamente ci sono delle insidie, ci sono dei rischi da cui bisogna guardarsi. Lui ci ha fatto questa grande bella panoramica, e ora naturalmente questo qui sicuramente può aver fatto sorgere degli interrogativi, ecco. Quindi se qualcuno può porre qualche domanda o chiedere qualche chiarimento, è pregato di venire qui e di parlare al microfono, onde tutti possano sentire. Perché si giunge l'ora che persino la ripresa, l'ultimissima ripresa, che abbia non ceduto, ma che cosa? Lui può dormire,
ci senti? Rivolti. Mario. È una cosa da approfondire. Quella che avete fatto è la domanda sul Thomas Merton, perché persino la società Mertoniana, i suoi seguaci di Merton stesso, hanno ammesso che Merton prima della morte del 68 lui avesse, fosse stato interessato non un po', ma troppo, e possa aver corso il rischio concreto di aver perduto la vita, diciamolo papà. Ti risulta una cosa di questo genere, oppure è una, insomma, una interpretazione troppo forzata di quella che lui progressivamente ho diversi sacchi di amore. Grazie. Poi finisco. E poi un'ultimissima cosa, la datazione che Brung ha fatto negli anni 80-90 delle regioni del mondo dal punto di vista naturalmente nazionalistico, di fatto è la, diciamo, la prospettiva in cui lui si pone spessissimo. È attendibile, vista in senso scientifico, nel senso della scienza delle regioni, di comunque gli scritti comunque di cui ovviamente, oppure insomma anche lì alla, è poco, insomma, una cosa non tutto oro che ti ringrazio. Allora, ringrazio. Allora, su Thomas Merton ci sono infinite visioni. Io davvero le opere di Thomas Merton mi sono piaciute, le ho divorate, perché veramente è uno scritto straordinario. Poi parlava del Giappone, parlava naturalmente dello Zen, lo Zen e gli uccelli rapaci, cose di tutti. Per cui quando ero giovane è stata una delle mie letture preferite e mi ero portato proprio lo Zen e gli uccelli rapaci in Giappone con me. E quindi il fatto che Thomas Merton abbia perso la fede è una voce che girava, come girava su di me quando io faccio lezioni magari di buddismo o parlo di cose, magari infiammo e parlo di compassione di certe cose, ma il professore è buddista, come sono sentito dire tante volte, e non è così. Quindi io non credo che Thomas Merton abbia perso la fede. Io credo che Thomas Merton fosse sulla strada, cioè cercasse di raggiungere questo baricentro che gli mancava sotto i piedi come sabbia che scappa via. Questo è il destino dell'uomo, purtroppo. Credo che la fede sia al di là di ogni verifica un sacrosanto importante. Perché la fede ti dà un senso alla vita, ti dà un indirizzo, ti guida in qualche modo. E Thomas Merton stava cercando questa sua fonte, questa sua sorgente. Io ho parlato con degli amici domenicani che avevano conosciuto Thomas Merton e da loro ho avuto conferma che era un uomo di fede, che però stava cercando qualcosa, che la fede non l'ha persa, però stava cercando forse di raggiungere una sorgente o qualcosa, e non so se è riuscita a raggiungere. Certamente era alla ricerca, ma la fede credo non l'abbia persa, da amici che erano colleghi e confratelli di Thomas Merton, che non è Anthony Mello, altro personaggio dell'Aquila e Pulli, questa è tutta un'altra cosa, è uno spessore completamente diverso. Per Hans Küng, io su Hans Küng ho tanti dubbi. Io vi devo dire, ho letto naturalmente quello che Hans Küng ha scritto, per esempio c'è cioè, il suo bellissimo, per quanto riguarda me come storico delle religioni, cioè, bellissimo saggio sul mondo ebraico, sull'ebraismo, sull'Islam, però ci sono delle sue particolari, personali interpretazioni che non mi convincono del tutto su Hans Küng. Per cui come storico delle religioni io non consiglio mai i libri di Hans Küng come testo di consultazione. Io però questa è una mia visione personale e particolare, quindi ve la confesso e è giusto che ve lo dica.
biografie di Meridia, per quanto riguarda l'islamologia, che non ho mai messo Anskring, l'Islam o altre cose del genere. No. Altre domande? Sto per attimo. Allora, professore, io ho apprezzato molto per anni anche fatto sulle insidie, perché noi quando ci siamo intesi, io ho detto, insistiamo anche sulle insidie, sui pericoli che ci possono essere in questo rapporto col mondo delle religioni orientali. Effettivamente il 90 più per cento, diciamo, di tutta la sua relazione si è basata su questi insidi. Quindi questa panoramica che è stata fatta sugli insidi è veramente completa, va al di là di quello che io potevo aver pensato, diciamo. Nell'ultima parte, quelle cose che ha detto nell'ultima parte, sì, erano più conosciute. Quelle dette invece nella prima esposizione, meno, e mi sono piaciute queste considerazioni, no? Per esempio questo fatto che si può scimmiottare il mondo orientale, si può far apparire di essere qualcosa che non si è, come anche il tentativo di far uscire il mondo orientale nelle categorie che sono nostre, occidentali, e anche questo non è una strada possibile, come anche questo rapporto con il culo che viene minimizzato e naturalmente pericoloso, perché queste persone poi creano soggezioni psicologiche, eccetera, eccetera. Ecco, siccome però questa conferenza, diciamo, si è nell'ambito del dialogo con le altre religioni, ecco, io mi aspettavo qualche cosina di più nel mostrare quali possibilità ci possono essere di dialogo, quindi di vedere la cosa, questo in più, in positivo, un aspetto positivo che potrebbe, diciamo, far crescere anche e far approfondire meglio la nostra fede. Ecco, se puoi aggiungere qualcosa in questa direzione. Sì, con piacere. Io ho fatto la parte destruence, cioè distruttiva, e la parte costruttiva non l'ho molto affrontata, devo dire, anche se qualche accento l'ho fatto, perché credo che sia importante conoscere, quindi avere la consapevolezza. Allora, è la prima cosa che io dico per affrontare un dialogo con le altre religioni in maniera costruttiva è che bisogna conoscere gli altri. Per conoscere gli altri occorre avere un buon bagaglio di opportunità di conoscenza, quindi avere libri, testi, documenti, avvicinarsi alle fonti originali per poter poi dialogare con gli altri. Per dialogare con gli altri occorre fare un po' il vuoto nel nostro cuore. Quindi quella visione fenomenologica di cui vi parlavo prima è posta nella sua visione positiva, quindi non distruttiva ma positiva, credo sia indispensabile. Cioè, dobbiamo far tacere un po' quelle che sono le nostre giuste o meno giuste rivendicazioni, nel senso, per capire gli altri dobbiamo un po' tradurre quello che gli altri dicono nella nostra lingua. Quindi io credo che in questo caso, per operare un buon dialogo nei confronti delle altre tradizioni religiose, il metodo, per esempio, del decostruzionalismo francese potrebbe andare bene, o potrebbe essere un metodo da utilizzare. Quindi una traduzione del linguaggio degli altri nel nostro
Come si opera questa traduzione del linguaggio degli altri nel nostro linguaggio? È cosa estremamente complicata, però il tentativo deve essere fatto, quindi cercare di capire quello che gli altri dicono traducendolo nel linguaggio nostro, nella fede nostra, nella tradizione del Vicio Santo. Non credo che si possa fare un discorso di dialogo reale tra le religioni cercando di creare una convergenza di tutte le religioni. Io credo che, come diceva Marsilio Ficino, perché la cosa è antica, non lo dico io certamente, che la, forse anche Raimondo Panica l'ha detto recentemente, ha descritto in opere magnifiche questo cosmoteatrismo, io credo che debba essere creata una, diciamo, una somiglianza della diversità, cioè quella impostazione che si sta cercando di dare, che sta cercando che la Chiesa sta anche cercando di portare avanti, quella di una unione della diversità, pur mantenendo le proprie diversità, cercare di arrivare a una qualche unione, cercando di tradurre, come dicevo prima, il linguaggio religioso degli altri nella nostra espressione religiosa. E questo non vuol dire diventare islamici, buddisti o induisti. Ecco, questo può essere un buon sistema. Quindi un decostruire, un distruggere, ma non per distruggere, per costruire con i mattoncini degli altri quella che è poi una visione più rapportabile alla nostra realtà. Quindi un dialogo deve per forza di cose passare attraverso, io credo, la conoscenza prima di tutto della lingua, perché come ho detto la mentalità di un popolo, quindi anche la religione di un popolo, è trasmessa dal linguaggio. I valori di una tradizione religiosa come i valori di una cultura sono trasmessi dal linguaggio. La lingua è il grande sistema, grande meccanismo che ci permette di avvicinarsi agli altri e di capire la mentalità degli altri. Io sono cristiano, ma se fossi nato in Africa probabilmente avrei il culto degli antenati, il culto degli spiriti, perché quei valori mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia, dalla società di appartenenza e così via, come attraverso il linguaggio. Quindi dobbiamo impadronirci nella lingua degli altri. Questo è uno dei grandi problemi del dialogo interreligioso che io quel poco ho potuto vedere, che spesso non si parla della lingua degli altri, ma non solo la lingua religiosa, ma proprio anche il linguaggio. Si parla tutti ormai in queste tavole, diciamo, di lavoro interreligioso, una specie di pidgin, che poi è un inglese, non proprio inglese, ma un inglese internazionalizzato che tutti condividono, ma è talmente artificiale, è talmente piatto, è talmente poco adatto a trasmettere significati religiosi, quindi carichi di valori semantici, di espressioni, di significati, che ci si limita a una visione orizzontale del problema. Allora, se io fossi responsabile di un settore del dialogo religioso, per esempio fra cristiani e islamici, io vorrei chiaramente che tutte le persone che partecipano al dialogo parlassero l'arabo e gli altri parlassero la nostra lingua, in maniera tale che ci possa essere questa trasmissione di dati in maniera diretta, senza sfruttare lingue artificiali o tradizioni che non hanno in sé la possibilità di trasmettere questi messaggi. E io vi dico che parlando lo stesso linguaggio tutto diventa più facile. Io in Giappone all'inizio avevo una reazione in letteratura giapponese, ma non parlavo giapponese bene. Io all'inizio trovavo questo muro, questa difficoltà incredibile. Poi piano piano,
i muri si sono sciolti e come il sale nell'acqua si scioglie, le difficoltà vanno a scomparire, allora diventa facile comunicare, diventa facile trasferire, diventa facile capire, diventa facile stringersi la mano. Ecco, innanzitutto il problema per il mondo sia la Torre di Babele, questa creazione che ha creato dalla sua distruzione e la diversificazione delle lingue. Il dialogo passa attraverso lo studio delle lingue, attraverso la traduzione dei significati dell'altro nel nostro linguaggio, non per riportare la simmetria dell'altro alla mia simmetria, ma per avvicinarmi all'altro, per capire che siamo uguali nella differenza. Quindi allora la parte distruttiva riparte parte costruttiva, però ci vuole tanta buona volontà e tanta sincerità, perché se manca questa, cioè uguali tra uguali, i mistici si capiscono tra di loro senza parlare, non c'è bisogno di parlare, ma questo è un passo oltre. Un mistico sufio, un mistico francescano, un mistico domenicano non hanno bisogno di parlare perché comunicano con il cuore, al di là delle parole. Ma noi umani, i teologi, i filosofi, hanno bisogno di parlare. E purtroppo non c'è un parlamento di mistici, ma c'è un parlamento di uomini con tanti difetti e tanti problemi. Dunque, è un bel discorso, no? Ma io, mentre lo pronunciavi, ecco, mi venivano in mente che se è quasi impossibile, perché prima di tutto come si fa a imparare queste, le lingue, l'arabo, il sanscrito, il cinese, il giapponese, poi i testi sono scritti, non sono scritti nel sanscrito che si parla, ma quello antico, il cinese antico, il giapponese antico, cioè ora o è il lavoro di qualche specialista che passa la sua vita su questi testi, oppure non è che si può pensare di fare questo, ma poi c'è un altro punto, ecco, questo vorrei dire, questa è la difficoltà che io metto, questa è quella principale. Ecco, per dialogare, dialogo viene da due, da parlare tra due, quindi c'è uno e c'è un referente. Ora, il problema, ecco, quando dico un cristiano dialoga con un indù, un induista, chi è il referente? L'induista chi è? Cioè l'induismo sono 10.000. Allora io ho sempre in mente, perché quando studiavo all'università seguivo i corsi del grande Corrado Pensa, grande studioso delle religioni orientali, e mi ricordo, mi è rimasto sempre impresso che lui tirò fuori in una sua lezione questo metodo. E diceva che si erano riuniti, non so se a Delhi o a Bombay, non so, una città dell'India, si erano riuniti tutti questi guru, soprattutto, e a un certo punto, perché volevano scambiarsi le loro esperienze, perché volevano... Dice che a un certo punto questa riunione è fallita, perché quando hanno cominciato a usare la parola Dharma, che è fondamentale, non c'era uno che aveva del Dharma la stessa, con lo stesso concetto dell'altro, ed erano centinaia. E allora con chi mi raffronto? Qui mi confronto, quale induismo c'è? Quello del guru X, del guru Y, che intende il Dharma in quel modo, che intende il Dharma nel karma, il cosa così. E per me questa è la grande difficoltà è che quando vediamo cristianesimo che si confronta con l'induismo, ma prima di tutto anche il cristianesimo, ci sono tanti cristianesimi, quale cristianesimo si confronta con quale induismo? C'è il cattolico che si può confrontare con quella corrente indù,
c'è il protestante che si può confrontare con quell'altra corrente. È veramente fatto bene il paragone con l'Abba. Non c'è soltanto la Babele linguistica, c'è anche la Babele religiosa, che è un problema grosso, secondo me, nel dialogo. E poi, per esempio, l'induismo. C'è l'induismo, c'è il buddismo, viene in India, poi il buddismo non si è sviluppato neanche, noi pensiamo sia la religione dell'India, ma poi si è sviluppato di più in altri luoghi. Per esempio, nessuno parla mai del giainismo, ma il giainismo pure è una religione che ha milioni di dialetti. Allora, cioè io mi confronto con la religione indiana, ma quale? E all'interno di ogni religione, quale corrente, quale cosa? Ha detto il buddismo, cioè il buddismo zen, il buddismo tibetano, e il buddismo, non so, ci sarà, non lo so, del piccolo vicolo, del grande vicolo, non lo so, ecco, diventa problematica, e non è il problema del dialogo questo qui, non lo so, lo metto lì così, però c'è la luce, aspetta, poi vengo. No, io capisco, sono consapevole, è una chiacchierata mia, non è la mia voce risolutiva, né tantomeno ho favole magiche da produrre, però io non ho parlato di induismo come qualcosa di monolitico. Le religioni dell'India sono infinite, la stessa parola induismo non esiste in India, è una parola inventata dagli inglesi per definire artificiosamente qualcosa che nemmeno loro erano riusciti a identificare. Esistono infinite correnti, infinite filosofie, infinite tradizioni religiose che si fanno tutte quante confluire in questo termine che è induismo. Correnti che hanno tradizioni completamente diverse, cioè correnti moniste, correnti di tutti i tipi, il culto della madre, che poi diventa l'avatar, le manifestazioni di divinità, una cosa molto complicata. Quello che io voglio dire è che il discorso del dialogo, tanto per intenderci, nasce solo in Occidente. Allora, qui io voglio adesso fare di nuovo una lezione che non sta a me fare, ma è un figlio, questa parola dialogo, del mondo occidentale, è il figlio di una tradizione universalizzante, universalista, straordinaria, meravigliosa, grandiosa, che nasce con la filosofia greca, nasce con Platone, nasce con Aristotele, si sviluppa con Paolo di Tarso, San Paolo, e prosegue fino all'illuminismo, fino ai valori che sono valori universali di libertà, egalità e fraternità, prosegue con l'enciclopedia, unica concezione occidentale, perché non c'è da nessun'altra parte del mondo dove in qualche libro si metta il sapere universale di tutto. Cioè, il dialogo, la volontà di dialogare, pensare che esistono concetti e valori universali, lo stesso problema dei diritti umani, i diritti dell'uomo, che noi si considerano universali ma che universali non sono, perché ci sono tradizioni e culture diverse che hanno altri valori e che non sono stati riconosciuti dalla Carta dei diritti dell'uomo del 1948. Si parla di diritti dell'Islam, dei diritti cinesi, diritti di tutti i tipi. E poi perché si parla solo di diritti e non di doveri, non ho capito. Comunque questo è un altro discorso. Sono figli del pensiero occidentale, quindi noi pensiamo al dialogo. In India non gliene può importare meno. All'Islam uguale. L'Islam è consapevole che esiste soltanto Allah, la tradizione è consacrata dalla Umma, dagli Hadith, la forma che noi intendiamo di dialogo con l'Islam è qualcosa che noi occidentali proponiamo all'Islam. Ma non c'è da parte islamica un tentativo di dialogo basato su una tradizione di questo tipo, cioè di dialogo, di convergenza. C'è solo l'esclusione o essere dentro o essere fuori. Ciò che è dentro la Umma è sacro, va bene, ciò che è fuori la
sacrum. Non è sacro e non va bene. Quindi noi siamo fuori dalla UMA, non si cerca di dialogare, ma dall'altra parte si trovano ostacoli e difficoltà. Non che non ci sia dall'altra parte la volontà del dialogo, anche perché il dialogo è la strada della pace, è la strada della sicurezza sociale. E su questo forse ci si può anche trovare d'accordo, ma su altre cose no. Quindi, innanzitutto, noi bisogna avere ben chiaro in testa che il dialogo è solo figlio del nostro Occidente, perché viene da una tradizione filosofica, da una riflessione culturale e filosofica di 2-3 mila anni fino ad oggi. È la grande tradizione cristiana, perché tutti parlano della rivoluzione francese, però ci si dimentica del giusnaturalismo, ci si dimentica nell'America meridionale, ci si dimentica di tante cose. Quindi i valori sono diversi, le tradizioni sono diverse, noi vogliamo dialogare, ma non spesso si trova dall'altra parte il dialogo. Questo è il primo punto. Secondo punto, è questo mondo un mondo frammentato. Trovare un minimo comune denominatore è impossibile, perché chiaramente o si arriva a una lingua artificiale tipo Esperanto, creando un codice di valori alternativo, artificiale, si eradica completamente tutto ciò che è passato e si rifonde un'umanità nuova, oppure non si ritroverà sempre nella stessa situazione. Esistono infinite lingue, infinite tradizioni culturali, infinite religioni. E non c'è scampo, la situazione è questa. Non si parla più di missione, non si parla più di conversione, si parla di trovare una qualche unità nella diversità, perché è l'unica strada possibile. Naturalmente non universalizzante, perché non è possibile. Non possiamo andare in India a dialogare con l'induismo quando l'induismo non esiste. Lo stesso problema si è posto lo Stato italiano quando si è trovato a dover affrontare il problema del riconoscimento dei culti. Pensateci bene. Dei culti, cioè delle religioni. È facile riconoscere una religione, una fede, sono protestanti, sono tutti riconosciuti, benissimo. La tradizione ebraica, che è solida, consolidata, come responsabile, benissimo. E poi? Comunque c'è stato un cambiamento nella sensibilità del dialogo che non riguarda soltanto l'Occidente, ma riguarda anche le altre riguarda. Quando il Papa ha riunito ad Assisi tutti i massimi esponenti delle religioni, e quello lì è un segno di qualcosa che comunque sta cambiando. Certo, è un segno importante, un segno che sta germogliando, ma... Poi chiaramente la difficoltà è quella espressa, bisognava appunto cercare di vedere quali sono le possibilità anche minime di questo dialogo. Le possibilità ci sono. Io ho detto buona volontà, sincerità e innanzitutto onestà intellettuale, questo è fondamentale. Ma, sì, credo che esistano delle effettive realtà che sono date proprio dal dato di fatto contingente dell'estrema frammentazione del mondo. O si parla di qualcos'altro, tipo pace, pace sociale, ci si trova tutti, ma è molto più difficile. Enrico. No, niente, allora siamo arrivati a diciamo, concetti molto elevati, che il padre Fausto che ha integrato, ha illustrato la complessità, perché sono lui ha detto non solo, ci sono vari buddhismi, induisti, eccetera. Io volevo riportare solo una mia modesta esperienza, perché ci si affaccia, c'è questa curiosità di vedere anche altre religioni, altre spiritualità. Io ricordo una ventina d'anni fa che frequentai un centro di meditazione che si trova vicino ad Assisi, fondato da un guru indiano, il primo guru arrivato in Occidente, Paramahansa Yogananda. Sì. E ricordo che leggendo solo un libro che lo detenne La ricerca dell'uomo e poi La ricerca di uno yogi,
mi sorpresi frequentando da tanti anni ambienti religiosi, conventi, eccetera, che lui aveva trovato il modo di semplice di arrivare a una chiarezza dell'idea di Dio, che io rimasi stupito, dico, ma questo leggendo ti fa veramente innamorare di Dio. Come mai non mi è successo negli ambienti cattolici, eccetera? Ma questo non per adesso per denigrare, insomma, perché poi leggendo tanti testi, per esempio padre Maria Chiodo è molto illuminante, oppure qualcosa ho letto anche di padre Ernesto Balducci. No, era solo questo, che ci si può affacciare un'altra religione, non per creare, e poi condivido pienamente quello che ha detto prima, cioè ci vuole prima una solida base della propria appartenenza per impadronirsi, per affacciarsi nel giardino di un altro, se no con quali armi, con quali strumenti ti affacci. È come lo stesso come voler imparare una lingua nuova. Ma come la impari se non conosci bene la tua? Ecco, questo è interessante. Allora, questa domanda finale è molto bella e io la ringrazio. Primo perché Paramahansa Yogananda è stato un grande mistico. Bene. È un grande personaggio spirituale indiano, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Autobiografia di uno yoga. E ha fondato la Self-Realization Fellowship, che è un'associazione di Los Angeles che un po' ha tradito, devo dire, dopo la morte di Sri Dayamata, che era proseguitrice, assistente del messaggio. Tanto è vero che si sono poi frantumati e divisi, e si è creato anche il centro Mananda, con Frigananda e tutti gli altri amici. Paramahansa Yogananda, per tornare all'origine, prima delle varie cose, è un mistico, un grande mistico. Se lei legge San Francesco d'Assisi oppure opere straordinarie come San Giovanni della Croce o altri, sono mistici che fanno innamorare di sé, e sono mistici cristiani, buddisti, induisti, in questo caso era il culto della madre, quello di Paramahansa Yogananda, che per certi versi assomiglia alla Maria, però ci sono delle straordinarie assomiglianze. Di base dice delle cose di una grandissima intensità, con tante diversità e divergenze dalla tradizione cristiana, basti pensare alla sua interpretazione dei Vangeli, perché lui ha scritto anche dei commenti ai Vangeli cristiani. Ma la risposta alla sua domanda la trova proprio nel libro di Paramahansa Yogananda, Autobiografia di uno yogi, quando lui parla in un capitolo particolare di Lev Tolstoi, questo grande mistico russo. E racconta che lui è appassionato d'Oriente, ha anche lui grande anima per la pace, per tante cose, un turista straordinario. Lui parla di un qualcosa che va al di là delle religioni e si riferisce a un racconto appunto di Leone Tolstoi che lo riporta nel suo libro. Ve lo dico brevemente perché il racconto è molto interessante e ci può far riflettere anche per il dialogo. Allora, qui bisogna trasferirsi in Russia, nella Russia dello Zar e nel mondo della cristianità ortodossa. Ci sono dei monaci, tre monaci, che vivono in un'isola e che sono da un'infinità di tempo abbandonati a loro stessi. Questa isola è circondata da un mare molto periglioso, per cui è molto difficile che le persone possano andare in quest'isola. Però la fama di questi tre monaci è diventata
grande, straordinaria, si dice che facciano miracoli, si dice che possono fare veramente delle cose incredibili. Allora, per verificare la valenza della fede, la buona fede, anche la fede, l'autenticità della fede di questi tre monaci, lo starece, il reverendo responsabile, manda una delegazione con un inquisitore, perché anche era il mondo ortodosso aveva un inquisitore, non era solo domenicani, leggenda nera, perché poi buona parte leggenda nera comunque, e manda questo inquisitore perché verifichi la fede di questi tre eremiti. Questo monta su una nave, parte, viaggio lunghissimo, arriva nell'isola e ascolta le preghiere di questi tre questi hanno sintetizzato, messo insieme le vere preghiere cristiane ortodosse con qualcosa di popolare, qualcosa trovato nel posto. Non è più la preghiera cristiana, non è più il Padre nostro. E allora cosa fa? Da buon padre, da buon maestro, li chiama e gli dice: ragazzi, dimenticate tutto quello che avete imparato finora, da quello che dite finora, perché è sbagliato, io vi insegno la giusta preghiera. E vi insegna la preghiera giusta, quella secondo i crismi. Contento, dopo un po' di tempo, riparte sulla nave e se ne va. E guarda all'orizzonte l'isola che scompare, e la notte scende, e il suo cuore è pieno d'amore perché ha detto: ho fatto un'opera buona, ho riportato quei tre sulla retta via. Che a un certo punto, stupefatto, vede all'orizzonte tre palle di fuoco che corrono sul mare e che si avvicinano alla nave. Le tre palle di fuoco saltano sulla nave e queste tre palle di fuoco si trasformano nei tre eremiti, che dicono: Santo Padre, ci siamo dimenticati tutto, la preghiera non ce la ricordiamo più, come facciamo? Allora questo uomo dice: ragazzi, quello che avete fatto finora l'avete fatto bene. Tornate nella vostra isola e continuate a pregare come avete sempre fatto. Allora, perché ho detto questa cosa? Perché la cita Paramahansa Yogananda nel suo libro come esempio di sintesi tra le religioni. Perché? Perché Paramahansa Yogananda diceva che al di là delle parole, al di là dei dogmi, al di là delle teologie, al di là delle preghiere, quello che salva l'uomo è la sincerità del cuore e l'intensità della preghiera. E su questo punto credo che tutte le religioni trovino accordo. Quindi forse proprio grazie alla sua domanda possiamo rispondere a quello che diceva Padre Luciano. Forse esiste una via, senz'altro esiste una via, che è la via del cuore, la via cardiaca, la via dell'amore e anche la via della fede sincera. Però quanti ostacoli ci sono a questo, al raggiungimento di questo? Quelle sono le religioni più lontane rispetto al cristianesimo, quindi il dialogo è più difficile, quindi bisogna trovare qualche cosa che unisce. E questo è il misticismo. Un mistico, io guardi, ad Assisi io avevo invitato, piccola cosa, con gli scientologisti giapponesi, io ho sentito grande amore universale, erano mistici che però parlavano. Lo spirito d'Assisi era uno spirito mistico. Mistico, certo. Poi gli spiriti successivi sono stati tutti spiriti anacquati. Non era più quella bella trappa, ma era qualcosa di anacquato nel dogma, nella teologia, nella riflessione teologica, che spesso è lontana, divide. Scusi, Sant'Agostino, no? Ama e fai ciò che vuoi. Può essere messa in pratica, no? Certo, con discernimento. Certo, con discernimento può essere messa in pratica. Signori, non ne posso più, sono le 7:30, ho l'orario dell'autobus che mia moglie mi ha dato. Non perdo anch'io. Grazie, mi ha fatto veramente piacere oggi stare con voi. Grazie.